Senta, nel libro c'è la parte iniziale è autobiografica, poi c'è una parte più di analisi politica, una anche proprio di analisi anche proprio teorica, che però è accessibile, non è mai in un linguaggio, l'ha scritto lei, vero? Giura? Perché qualcuno se lo fa scrivere. È scritto in un libro Io ne e ho fatti di libri 31 sarà lì. o 32 pesanti, curati, ne avrò curati 50, di saggi ne ho fatti 200-250. Sì, Parlo di libri alcuni anche scientifici. di livello internazionale europeo. La parte autobiografica ha un punto che mi ha un po', un tanto l'origine, è una cosa in comune con Abramovic. Lui è stato, prima di diventare, che poi una tradizione della comunità ebraica, lui la racconta, è stato anche lui venditore ambulante. Lei non è mai stato, aiutava suo padre Mio però, padre è giusto? venditore ambulante, ho fatto Lei venditore lo aiutava, ambulante l'ha in comune con con lui. Cioè, Abramovic questa cosa qua. lui ce l'ha con me, lui è più giovane di me. E lui è più giovane di... Lo conosce? No, Lo ammira? Poi lo conosco poco. conosce poco per giudicare. Lui però, questo, siccome siamo in fase di esami, per questo glielo chiedo, nel libro c'è un passaggio dove lui dice, io che mi ha molto molto colpito, dice io ero figlio, diciamo, dice di piccolissimi imprenditori, quasi operai, dice, però studiavo latino e greco da privatista, dico una stupidaggine, Vero? ma come cacchio ha fatto dagli esami di latino e greco da privatista? È Li ho fatti, è impossibile. stato un incubo, Ma con ce come l'ho studiava fatta. da Da solo? solo avevo una ripetitrice che era la figlia di una cliente della sarta di mia madre. È incredibile, stacco. Poi il liceo più importante di Venezia. Assolutamente sì, il Non è che andava. Marco Foscari non sono mica andato in Calabria a fare gli esami. Si dice così, perché essere ipocriti? Va Come se andava a bene. fare gli esami di avvocato una volta in Calabria. Sì, Sì. Ah, c'è andato anche qualche. Vabbè. ma perché Senta. essere ipocriti? Io No, non sono non è ipocrita. ipocrita. Senta, lei parla di rivoluzione perché lui tutto sommato non rinnega mai di essere Ma in perché tutti gli. Un dovrei rinnegarlo? uomo di sinistra e socialista, Ma non perché lo dovrei rinnega rinnegarlo? mai. Ma perché dovrei No, lo rinnegarlo? sto dicendo. Ma perché dovrei rinnegarlo? Non lo deve rinnegare. Ma perché uno Mica approccia le sto dicendo facendo una colpa. no, ma perché uno deve dire non ha rinnegato? Ma perché dovrei Anch'io sono rinnegarlo? sempre stato di sinistra e lo rimango, più a sinistra di lei. Ma non mi passa neanche per la testa di rinnegare, questo è il Infatti. E punto. lui lo ribadisce e no, Sempre. anzi dice che la sinistra è diventata, certa sinistra, non la sinistra, è diventata conservatrice contro il rinnovamento e su quello c'è la parte sui sindacati che però oggi non volevo toccare. Veniamo invece alla sua rivoluzione, al concetto di rivoluzione. Perché lo difende nonostante tutto questo concetto? Rivoluzionare, perché è un valore per lei? Beh, le rivoluzioni sono anche quelle astrali. Rivoluzione vuol dire cambiamento. Certo. Rivoluzione vuol dire mutamento, cambiare, modificare in maniera anche totalizzante. Spesso poi le rivoluzioni ritornano da dove sono partite, oppure si fermano a metà, oppure cambiano. Il concetto di rivoluzione è un concetto quasi biologico. La biologia è rivoluzionaria. Certo. È progressiva, rivoluzionaria, di cambiamenti. C'è anche la morte dentro la rivoluzione, c'è anche la vittoria, c'è anche la sconfitta. Le rivoluzioni sono dei fatti agonistici. Però lei paga un prezzo, per esempio, per essere sempre stato, perché questo suo afflato non è da ora, lei è sempre stato un outsider, nel senso, Sì, d'accordo, no? Su questa assolutamente. mia lettura. Paga un prezzo anche nella vita personale, cioè non, se posso usare questo termine, non vive libero, lei è scortato dall'83. Dall'83, Esatto. dall'ottobre dell'83. Esatto. Quindi lei, questa sua essere rivoluzionario e avere voluto cambiare il paese da alcuni gangli intoccabili l'ha pagato, ma teme per la sua vita. Vede, alcuni amici hanno pagato più caro di me, quindi da Tarantelli a D'Antona, Marco Certo. Biagi, hanno pagato più caro, hanno pagato con la vita, quindi mi considero fortunato. Certo. Dentro questa fortuna la mia vita è cambiata, me ne sono fatto una ragione, ormai mi sono abituato, 26 anni con la scorta, quindi non è poco, e tutto per aver fatto il mio mestiere e per avere un linguaggio diretto, semplice come quello che sto usando adesso, dai tempi della Scala Mobile, quando ho costruito tecnicamente il modello di cambiamento di quello strumento che era nato per difendere i salari dei lavoratori, cioè per indicizzarli, ed era diventato
un grande cappio al collo e dei salari del paese. Certo. Rompere, tagliare questo cappio l'hanno fatto i riformisti allora, che era il centro-sinistra quello vero, e si sono messi di traverso i comunisti, come sempre, da sempre. E i comunisti, vede, arrivano di solito a dire che avevi ragione più o meno 20 anni dopo. Hanno 20 anni di ritardo mediamente. Nel frattempo qualcuno muore, qualcuno viene ammazzato, il mondo cambia, nessuno ha tempo. Anche i riformisti, ministro, dai. Quali? Io sono riformista, non conto comunista, niente. Comunista, sì, ma comunista. Io parlo di chi ha avuto responsabilità politica. Ha ragione. Perché D'Alema è un riformista. Ma dai. No, D'Alema lasciamo perdere, se no ci mettiamo. Senta, lei ha avuto lo scazzo con Mentana. C'entra poi la sua cacciata? No, per carità. Cioè, lei Mentana è un uomo di potere. Mentana è un uomo di potere, io no. Lei lo dice sempre questo, anche voi avete un potere. Assolutamente. Voi siete una casta, forse la casta del più casta di tutte. Mm. Mentana è un bravissimo giornalista. No, questo l'ha sempre detto. Mentana è un bravissimo giornalista che guadagna un sacco di soldi da tanto tempo. Bene, perché è il suo merito. Certo. Lei infatti è contro i salary cap. Ma siamo matti, se uno viene pagato, naturalmente bisogna stare attenti a non barare al gioco, perché se uno fa una trimestrale e la droga per avere stock option sulla trimestrale, magari a fine anno, dopo aver fatto 3 trimestrali straordinari, aver avuto stock option su ogni trimestrale, e poi la quarta o il consuntivo è balordo e uno scappa poi con la cassa, questo non è merito. Però questo è truffa. Però ministro, se posso azzardare modestamente una critica, lei è molto liberista. A un certo punto dice: se il mercato è degenerato, la colpa non è del mercato. C'è una frase nel libro: la colpa è dello Stato che non ha fatto il suo mestiere nel sanzionare, eccetera. Però certi stipendi anche dei manager pubblici sono morali, secondo lei? Vede, il problema è questo: se un'azienda pubblica fa profitti, fa una quantità enorme di profitti, che so, l'ENI. Sì. Deve confrontarsi nel suo management con le pari parallele, sorelle, le chiamavano così una volta, certo. A livello internazionale. Per tipologia, tipologia di funzione, di fatturato. Se un'azienda invece è un'azienda, come dire, non concorrenziale, come in gran parte erano tutte le grandi aziende pubbliche italiane prima delle privatizzazioni, beh, allora è più semplice fare il manager, nel senso che non hai la concorrenza, quindi non puoi pensare di avere un mercato captive, un mercato protetto, e avere lo stipendio di un manager di mercato. Quindi se sei di mercato devi avere lo stipendio di mercato, se non sei di mercato devi avere lo stipendio dei luoghi di non mercato. Molto semplice. E se fallisci? E vede, un'azienda di mercato fallisce, un'azienda non di mercato non fallisce. Lei vuole cambiare, cioè vuole che chi sbaglia paghi. Ma certo, però giusto? Nel settore pubblico ci sono regole diverse. Esempio, io privatizzerei la RAI. Totalmente. Ci volevo arrivare. Assolutamente, totalmente. Senta, veniamo alla... Infatti, ci volevo arrivare. Allora, uno dei leitmotiv del libro è la trasparenza. Al limite, se mi permette, questa è una mia interpretazione, dell'autolesionismo. Lui dice, non me ne frega niente, io metto tutto, voglio che la gente sappia... Ho visto tutto. Che anche Obama sta facendo così, sì, ma ha copiato. Tutto. La copiata è massima trasparenza. Solo così io divento credibile, cioè solo nel momento in cui mi metto in discussione. Quanti insulti mi sono preso per questa cosa, perché ho pubblicato il mio stipendio, lo stipendio dei miei collaboratori, e la prima ondata è stata di insulti. Porci, infami, rubate denaro pubblico, cioè, invece che dirci bravi che avete pubblicato, no. E anche questo è un costo che si può pagare. Però poi sta facendo trend. Scuola. Abbastanza, non come vorrei. Vogliamo, però sta già andando bene, secondo sì, me. Sì, sì, sì. Insomma, in Italia non è proprio... Ho pubblicato da un po' e adesso ripubblicherò i 30.000 nomi dei 30.000 amministratori delle public utilities, cioè delle aziende di proprietà pubblica che producono luce, acqua, gas.